posso, mio figlio. Nuova collaborazione fra il Comune di Belluno, la Fondazione Teatri delle Dolomiti e l'Accademia Culturale BIAF dedicata alla memoria del celebre cantante attore operistico bulgaro Boris Christov, che riporterà il canto lirico a Belluno valorizzando al contempo la figura del maestro. Boris Christov è stato semplicemente uno veramente dei più grandi artisti cantanti lirici, quindi noi semplicemente stiamo seguendo le sue orme e la sua volontà di aiutare sempre i giovani, di creare spazi, studi e preparare i ragazzi per quello che sarà la loro prossima attività, i palcoscenici importanti. Dopo un primo spettacolo in scena lunedì 20 settembre al Teatro Comunale di Belluno, l'attività dell'Associazione Culturale BIAF è destinata a svilupparsi ulteriormente in città. La città di Belluno partecipa ovviamente mettendo a disposizione come comune e attraverso la Fondazione Teatri, che abbiamo coinvolto ormai anche loro da 2 anni, mettendo a disposizione il Teatro Comunale, che appunto vogliamo che alla fine sia utilizzato e utilizzabile per tutti e 12 mesi dell'anno. Finora ha sempre avuto delle estati molto soft, con questo abbiamo trovato un modo per impiegare al meglio una struttura e una risorsa come questa. A collaborare alla progettualità anche l'Istituto Bulgaro di Cultura. Il 1° novembre il Teatro Comunale ospiterà, grazie all'attività dell'Accademia Culturale BIAF, un concerto dedicato a Mozart e Wagner. Nella prossima estate si svilupperanno poi le principali iniziative. L'Accademia, il primo anno stiamo puntando di iniziare già con 3-4 mesi di preparazioni, studio. Dobbiamo iniziare già da giugno dell'anno prossimo, 2022, con il finale, chiamiamolo così, che si trasforma in un bellissimo festival di durata 2-3 settimane, con titoli operistici, concerti sinfonici e la presenza dei nomi più importanti del panorama mondiale, posso dirlo, dell'opera.